Rinnovare l'agricoltura italiana e con essa anche la politica agricola comune è un imperativo ribadito anche dal convegno che ha chiuso l'edizione 2013 di Fiera Millenaria e organizzato da Agri Insieme, l'organismo di rappresentanza che unisce CIA, Confagricoltura e Alleanza delle Cooperative. E come ha spiegato il coordinatore nazionale Giuseppe Politi, il passo necessario in Italia è la realizzazione di una vera politica agricola nazionale. Oggi non è più, come dire, un desiderando, siamo obbligati a farlo perché la stessa politica agricola comunitaria delega e demanda a scelte nazionali dei capitoli fondamentali sull'applicazione della PAC e quindi c'è questa necessità. Per ciò che ci riguarda abbiamo avanzato anche delle proposte, le abbiamo avanzate alla presenza delle regioni e del Ministero dell'Agricoltura che sono i protagonisti istituzionali, abbiamo chiesto l'apertura ufficiale di un tavolo. Quindi di un tavolo in modo da cominciare a confrontarci su questi temi. Tra i temi messi sul tavolo, come ci ha spiegato il presidente nazionale di Conf Cooperative Maurizio Gardini, anche l'impatto del comparto agricolo sui nuovi mercati internazionali. Che sono una minaccia ma anche una grande opportunità. Noi dobbiamo strutturare le nostre aziende agricole perché possano essere protagonisti in questo mercato. Non possono farlo da solo, il mercato è lontano. Devono attrezzarsi, devono aggregare l'offerta di prodotto, devono corrispondere a delle necessità che il mercato chiede, devono avere le risorse finanziarie e quindi bisogna organizzarsi e strutturarsi.